Il Vangelo di oggi, che racchiude il dialogo tra Gesù e Nicodemo, è un vero trattato di teologia, ma vogliamo soffermarci su una frase che racchiude tutto il percorso di questa settimana, dedicato ai sentieri di Dio. La luce è venuta al mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Quando siamo nel peccato, non tolleriamo la luce. È più comodo per noi vivere nelle tenebre. La luce, quella di Gesù, ci schiaffeggia, ci fa vedere quello che noi non vogliamo vedere. Il peggio è però che gli occhi dell'anima, dal tanto vivere nelle tenebre, si abituano a tal punto che finiscono per ignorare cosa sia la luce. Perdiamo il senso della luce perché abituati più alle tenebre. E tanti scandali umani, tante corruzioni ne sono palese testimonianza. Anche noi, quando siamo in stato di peccato, in stato di allontanamento dal Signore, diventiamo ciechi e ci sentiamo meglio nelle tenebre e andiamo così, senza vedere, come i ciechi, muovendoci come possiamo. Lasciamo che l'amore di Dio, che ha inviato Gesù per salvarci, entri in noi, e la luce che porta Gesù, la luce dello Spirito, entri in noi e ci aiuti a vedere le cose con la luce di Dio, con la luce vera, e non con le tenebre che ci dà il Signore delle tenebre.